Anticipazioni il segreto. Venerdì 26 giugno 2020. Antonita cerca di fermare Macheda, che si dirige direttamente nel giardino, dove si trova Franziska, per parlare con Isabel di una questione di estrema importanza. L'uomo li incontra il capitano Huertas e la domestica tira un sospiro di sollievo quando si accorge che non vi è traccia di Franziska. Thomas trova suo fratello molto provato dopo il colloquio avuto con Marta e cerca di fargli capire che la scena della festa è stata molto umiliante per lei. Adolfo ammette di averlo fatto per far capire alla ragazza di avere serie intenzioni con Marta. Marta lo rivede di nuovo ed è implacabile. Chiede al giovane di smetterla di infastidirla. Le ricorda quanto accaduto al party e quanto si è sentita ferita. Le chiede di dedicarsi a rendere felice sua sorella e di trattarla come una cognata. E soprattutto di dimenticare tutto il resto. Adolfo ingoia il rospo. Marta poi informa la consanguinea della conversazione avuta con il marchesino e le dice con molta determinazione che ha fatto tutto il possibile per rimanere in disparte e che adesso vuole solo essere lasciata in pace. Rosa gli fa sapere che ha perso e che Adolfo ama soltanto lei. Marta però sa in cuor suo che non è così. Il ragazzo poi visita la sua promessa sposa ma omette l'incontro con l'altra. Rosa lo porta alla luce e lo rimprovera per non averlo menzionato. Ignacio e Urrutia continuano le loro indagini. Marta li sorprende mostrando loro una cartella piena di informazioni sulla massima torsione dell'acciaio. Il solo Zabale è molto imbarazzato. Carolina bacia Pablo e viene scoperta da Manuela. Encarnación ringrazia sua figlia per la riconciliazione con il padre. Damian scopre che Mattias non vuole rubare il camion ed è molto arrabbiato. Alicia gli chiede di riconsiderare il suo atteggiamento. Damian invece crede che sia giunto il momento di metterlo da parte. Raimundo saluta Mattias e Marcela. Vuole seguire il suo intuito. Assicura loro che tornerà presto. Thomas si presenta alla locanda per pagare il conto della miniera e coglie l'occasione per ricordare a Marcela quanto si sono amati e quanto è brutto rinunciare alla felicità. Un autista porta Raimundo alla stazione e gli confida di aver eseguito dei lavori a La Habana per realizzare una dépendance per ospitare una signora illustre.